Buon pomeriggio a tutti, sono le 13.02, quindi pian piano si sta riempiendo la nostra sala virtuale. Grazie a tutti i partecipanti e a chi ci seguirà a breve. È con grande piacere che introduco il nostro settimo e ultimo Talks online prima della pausa estiva. E per quest'ultimo Talks, prima delle ferie, abbiamo deciso di coinvolgere Michela Di Stefano, che è una nostra partner. Buongiorno Michela. Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi invitato. Grazie a te della presenza. Come vi raccontavo, Michela è digital trainer e fondatrice dello studio 361 gradi di Brescia, nonché Adobe Guru dal 2004, e collabora con noi da oltre 3 anni per appunto i nostri Viscom Talks durante la nostra fiera annuale che si svolge di solito a ottobre. Michela quindi conosce molto bene la nostra manifestazione e anche il settore. È un onore introdurre Michela e soprattutto il tema che ha voluto oggi condividere con noi. È un tema molto importante e nuovo qui in Italia ed è quello che tratta dell'accessibilità dei contenuti per i disabili. Quindi accessibilità che non è soltanto quella dei siti internet istituzionali, bensì anche dei siti internet delle aziende private. Il tema di oggi apre sicuramente un mondo che forse non tutti noi conosciamo bene in modo approfondito e a cui spesso forse non diamo attenzione. Quindi grazie Michela per questo spunto importante. Grazie a voi, io spero che questo argomento possa essere veramente utile a tutti i creativi che ci seguono, perché è vero, è un argomento delicato, ma appunto cercherò di farvi capire che ci vuole creatività anche in questa modalità di presentare gli argomenti. Perfetto. Per chi avesse domande, vi chiederei di utilizzare le Q&A che trovate nella barra, diciamo, in fondo alla piattaforma. E le domande iniziate pure a inserirle mentre Michela farà la presentazione. Noi poi alla fine della sua relazione le leggeremo e Michela vi risponderà. Ricordo che il Talks viene registrato e sarà poi postato sul nostro canale YouTube e vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, siamo su Facebook, su LinkedIn e su Instagram per rimanere aggiornati con tutte le novità di Viscom Italia. A te la parola Michela e grazie. Grazie mille, esco un attimo dalla modalità full screen che così è più comodo. Ecco, mi vedete tutti, spero. Allora, grazie ancora per essere qui oggi e mi fa molto piacere parlare di questo argomento, anche se anch'io sono fuori dalla mia comfort zone, perché di solito io parlo di Illustrator, InDesign, Photoshop, realtà aumentata, Dimension e quant'altro, ma questo argomento mi sta particolarmente a cuore. Quindi come creativi, come editori, dobbiamo essere anche in grado di produrre, divulgare contenuti rivolti appunto a persone che possono avere delle disabilità. E quindi con voi farò proprio questo viaggio in questo mondo un po' lontano dai nostri standard. Prima di tutto vi dico perché cos'è che mi ha ispirato parlare di questo argomento, da dove è venuta questa idea. Stavo guardando dei video in internet, perché ogni tanto per ispirarmi, per avere anche degli argomenti collaterali a quelli della creatività, io guardo molto i TED Talks e altre cose, e ho scoperto questo video che adesso faccio partire, dove si parlava delle Olimpiadi Paralimpiche, dove Samsung ha realizzato, visto che il nuoto è diventato uno sport paralimpico nel 1960, i nuotatori ciechi, quando dovevano arrivare al punto di fare la capovolta, come si vede in queste immagini, venivano toccati dal loro allenatore per indicare il momento in cui dovevano girarsi. E allora Samsung, che è uno degli sponsor dei Giochi Olimpici, ha deciso di trovare una soluzione che fosse utile per questo problema. Quindi creare una cuffia che produce una vibrazione quando l'allenatore, tramite la sua app sul bracciale, sul dispositivo, preme un pulsante, la cuffia vibra e quindi indica al nuotatore qual è il momento giusto per fare la capovolta. Quindi anziché essere bastonati sulla testa, insomma, possono con una semplice vibrazione poter ruotare. Quindi potete capire come una cosa così tecnologicamente anche banale, se vogliamo, possa cambiare il mondo dello sport, in questo caso paraolimpico, per i nuotatori non vedenti. E ovviamente questo è solo un esempio di come la tecnologia cambia il mondo della disabilità. E navigando in internet, io sono molto appassionata anche di bionica e quindi mi guardo tutti i TED Talks
di questo argomento, di come funziona. Qui poi nelle slide che vi lasceremo come link troverete anche dei pulsanti, potrete andarvi a vedere con calma i video che io adesso farò partire magari e non lascerò sviluppare in tutta la loro durata, in modo che possiamo lasciare del tempo anche alle vostre domande alla fine della sessione. E quindi la tecnologia ha sicuramente migliorato la nostra vita come persone abili, ma in particolare quelle disabili. Ma se voi pensate a quali sono gli ambienti in cui la tecnologia ha fatto questo enorme cambiamento migliorativo, sono alla nostra portata quotidiana, per esempio la domotica, come gli strumenti come HomeKit, Google HomeKit, piuttosto che l'e-commerce, che rende le persone disabili in grado di fare la spesa e farla recapitare a casa, quindi le rende indipendenti in modo molto più efficace. L'e-learning, tutte le università quindi che in streaming, la formazione online. Il mondo dell'automotive, come le Google Car, che sono le auto che si guidano da sole. Quindi sono solamente degli esempi che ci circondano e che dimostrano che la tecnologia ha sicuramente un ruolo fondamentale nel migliorare la vita di tutti. E per parlare di accessibilità dobbiamo quindi definire che cosa significa accessibilità, perché magari è una parola che abbiamo già sentito, ma nel profondo a che cosa si rivolge, a che cosa serve. Viene definita come tutto quello che riguarda il design di prodotti, di supporti e di servizi sviluppati per le persone che hanno delle disabilità. E quindi bisogna andare un attimo un passo avanti e capire quali sono le disabilità. Perché quando io appunto ho approcciato e ho scoperto dei video, questi mi hanno ispirato e in questa slide ho messo in particolare due di questi spunti che mi hanno dato poi l'idea di fare un intervento, quello di oggi e un altro in un'altra occasione. In particolare il video di questa americana che si chiama Stephanie Slattery, adesso non so se la pronuncia è giusta, e dice appunto che l'accessibilità non è solo uno screen reader, ma è molto di più, ed è un video veramente interessante, se avete voglia, è tutto in inglese chiaramente, lo potete vedere a quel link. E l'altro è un evento a cui io partecipo per tenermi aggiornata sui software che devo insegnare quotidianamente, quindi anch'io devo studiare sempre le nuove funzioni dei nuovi software. Quando sono andata al Creative Pro Week, che è un evento internazionale a cui io partecipo appena posso, ho seguito questo intervento proprio sull'accessibilità dei contenuti con InDesign e questo speaker Dax Castro ha fatto veramente una sessione molto interessante. Quindi quelle che voi vedete sono le slide che io ho realizzato proprio prendendo spunto da questi due interventi. Ovviamente l'argomento disabilità, dicevo prima, è un po' delicato e possiamo dire che praticamente nella Convenzione ONU del 2006, che poi è stata ratificata nel 2009, la definizione che viene data a chi sono i disabili viene definita in questo modo. Le persone disabili includono chiunque ha minoranze fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine, che quindi hanno dei problemi con le interazioni, con le barriere, che possono impedire in qualche modo la loro partecipazione alla società e all'uguaglianza con gli altri. Quindi è una situazione, diciamo, di disagio. Ma tutte queste persone, non so se vi è capitato, magari ne conoscete qualcuno, usano la tecnologia e la usano in un modo incredibile. Ovviamente poi nello scorrere del mio racconto capirete, io sono andata anche proprio a contatto con queste persone e sono persone che usano la tecnologia molto meglio di me da un certo punto di vista. E quindi quando noi pensiamo alla disabilità dobbiamo comprendere una serie molto ampia di difficoltà che sono la disabilità visiva, la disabilità auditiva, la disabilità motoria, ma anche quella cognitiva, quindi come la dislessia, la discalculia, l'autismo, eccetera. Quindi sono, diciamo, più problemi e a volte sono ognuno di varie livelli di difficoltà, ovviamente. Ci sono, per aiutare queste persone a fruire la tecnologia, degli strumenti che si chiamano appunto tecnologie assistive e possono essere hardware o software. Per esempio, gli screen readers, che sono dei software che vengono utilizzati per leggere le pagine internet, per leggere i PDF, di cui parleremo proprio più avanti, sono per chi appunto non può vedere, per cui sono persone cieche che possono accedere ai contenuti sia dei siti internet che dei PDF ascoltando il contenuto testuale attraverso questi screen reader. Invece le persone ipovedenti, quindi quelle che hanno delle difficoltà visive ma vedono qualcosa, usano degli ingranditori, possono essere degli ingranditori hardware e software e servono proprio per rendere visibili delle cose ingrandendole moltissimo. Questi strumenti possono essere anche agganciati a degli strumenti hardware come delle tastiere tattili con il braille, per esempio,
o con delle stampe, delle stampanti particolari. Poi ci sono altri attrezzi, io qui ho fatto due screenshot di due strumenti, che sono dei mouse che si muovono con la testa o altri strumenti che possono aiutare il disabile a muovere il mouse sul computer utilizzando sempre la freccina di selezione. Ma se noi pensiamo nella nostra quotidianità anche ai semplici sottotitoli, questi sono considerati degli strumenti di tecnologia assistiva. E perché in questo momento noi dobbiamo parlare di questo argomento? Cioè perché ho pensato di parlare di accessibilità dei contenuti? Perché forse non ci pensiamo tutti i giorni, perché appunto siamo persone sane, abbiamo la vista, l'udito e possiamo camminare tranquillamente, ma potremmo diventare da un giorno all'altro anche noi delle persone disabili. Quindi non è una situazione sicura quella in cui siamo adesso. Per cui pensare che potremmo essere e siamo temporaneamente abili anche solo per il semplice fatto che tutti invecchieremo, quindi è un dato di fatto, e tutti perderemo le nostre abilità, che siano visive, cognitive o fisiche, tutti troveremo poi un giorno nella nostra vita, ci troveremo di fronte a questa problematica. E allora qui ho fatto due esempi, se voi pensate ad due esempi in particolare di accessibilità. Una è la conca che si trova sui marciapiedi, che serve anche alle biciclette e ai passeggini, quindi alle persone normodotate che hanno appunto delle esigenze di scendere da questo gradino, ma pensate se appunto c'è una carrozzina e la barriera architettonica di un gradino è sicuramente difficile da superare, quindi abbattere le barriere architettoniche è un traguardo che bisogna sempre avere davanti, anche se non è così scontata nelle nostre città moderne. Dall'altra parte sono sicura che tutti li utilizzate, perché i sottotitoli, che sono assolutamente utili per le persone che non sentono, per noi possono essere utili perché stiamo facendo una riunione, abbiamo bisogno di sapere, di capire in quel momento con urgenza cosa sta succedendo in quel video, e quindi se è dotato di sottotitoli possiamo anche noi capire il contenuto senza dover accendere l'audio. Quindi non è una situazione scontata quella di essere delle persone oggi abili e poi in futuro non si sa. Altre motivazioni, in particolare ovviamente quella che mi muove più di ogni altra, è quella che essendo tutti dei produttori di contenuti, perché siamo creativi, siamo editori dei nostri contenuti, facciamo cataloghi, brochure, stampe e quant'altro, per cui produciamo materiale fisico e digitale, dobbiamo essere responsabili di quello che creiamo e quindi abbiamo una responsabilità etica di aiutare le persone che hanno delle disabilità affinché anche loro possano fruire dei nostri contenuti. Quindi se realizziamo un bilancio e lo vogliamo distribuire in PDF o un libro, un ebook e quant'altro, e ha ovviamente un sito internet, è fondamentale che i nostri contenuti siano accessibili. Poi se vogliamo vedere una versione un po' meno etica di questo argomento, possiamo dire che se guardiamo, adesso vi do qualche numero che ho raccolto navigando in rete, possiamo capitalizzare il raggiungimento dei nostri contenuti, possiamo capitalizzare una maggior distribuzione dei nostri contenuti, quindi avere una platea ancora più ampia. Qui ci sono i numeri dell'America, che rispetto all'Italia ovviamente sono altissimi, un americano su 5 ha delle disabilità e quindi parliamo di un numero di oltre 56 milioni di persone. E inoltre in America ci sono degli stanziamenti governativi per chi realizza ovviamente materiale devoluto ai disabili. Per cui in America ci sono delle cifre di 175 miliardi di dollari stanziati per questo tipo di attività. Oltre che è un obbligo di legge, quindi gli americani devono assoggettare i contenuti al fatto che si devono adeguare alla Compliance 508. Qui in Italia non abbiamo ancora questo diciamo obbligo, se non per i siti internet delle istituzioni pubbliche, quindi non so, i trasporti, i comuni e quant'altro. E comunque i numeri della disabilità sono difficili da reperire, perché voi potete ben capire che è un argomento molto sensibile. Bisogna stare attenti a come divulghiamo queste informazioni e quindi avere un problema di tipo cognitivo sensoriale va protetta questa informazione, e quindi non esiste un'anagrafe delle persone con disabilità, quindi i numeri sono difficili da reperire. Io sono riuscita a raccoglierne alcuni, vedrete nelle prossime slide anche dove sono andata a prenderli,
in modo che vi rendiate conto dei numeri dell'Italia. Però non è una cosa così scontata, perché potete capire la sensibilità al concetto della privacy, che è molto liquido e delusivo, quindi non è facile da trattare. Nel mondo in totale ci sono 785 milioni di persone disabili, e qui c'è un pulsante, se volete andare a scaricare questo PDF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è il piano dal 2014 al 2021, dove appunto potete trovare dei grafici, le fasce d'età, cose molto interessanti che riguardano nel mondo i numeri della disabilità. Per l'Italia invece c'è questo sito internet che si chiama Lenius, che è un'associazione che si occupa appunto di tenere nota di tutte queste informazioni. Ci sono articoli, ci sono un sacco di contenuti, e fra questi, a quel link specificatamente, ci sono i numeri dei disabili in Italia, che risalgono a 4 milioni e 360 mila persone, di cui 2 milioni e 600 mila sono oltre i 65 anni. Infatti noi sappiamo bene che l'Italia è un paese di persone anziane, quindi è una situazione che, diciamo, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma magari non pensiamo a questo aspetto del mercato, del discorso della distribuzione dei contenuti. Perché probabilmente questo argomento non viene affrontato, o non so se voi avete appunto persone che se ne preoccupano facendo la creatività di una brochure piuttosto che di un libro o di quant'altro. Forse perché c'è dietro una paura, la paura data dal fatto che si può temere che la nostra creatività sia limitata dal fatto che diventi accessibile, oppure dalla paura di dover imparare delle nozioni complicate o del lavoro aggiuntivo da fare, non so. Queste potrebbero essere le paure che io reputo insite in un graphic designer. Ma vi voglio subito tranquillizzare facendovi vedere il sito internet di questo ragazzo, che si chiama appunto Gabriele. Io l'ho anche contattato telefonicamente, perché sono rimasta molto stupita dal fatto che lui ha fatto questo sito internet. Adesso ve lo faccio vedere in tempo reale, apro il browser, eccolo qua. Quindi è un sito responsive, quindi se voi lo chiudete potete vedere tranquillamente che i contenuti si ridispongono. Graficamente è un sito un po' vecchio, lui stesso mi ha detto: ma ho fatto un sito un po' vecchio, poi non l'ho più aggiornato. Però questo è un sito totalmente accessibile, quindi come potete vedere all'occhio normale non salta nulla, cioè non ci si accorge di nulla da questo punto di vista. Poi ovviamente vi spiego come si fa a capire perché questo sito è accessibile. Quindi questo è un esempio proprio di un sito che per noi potrebbe essere un qualsiasi sito creato da un web designer. Oppure, adesso questo è un sito specificatamente creato dall'Unione Italiana dei Ciechi di Brescia che io ho contattato, magari la struttura grafica è diversa, ma se voi andate e navigate sul link personalizza il sito, vedete che potete cambiare i contenuti, il colore dei testi, per renderlo sempre più accessibile, proprio perché tra la persona che non vede nulla e la persona ipovedente c'è veramente da seguire delle norme, delle differenze, per cui se creeremo dei contenuti di questo tipo dovremo valutare sia la persona che non vede, sia la persona che vede poco, sia la persona che è daltonica, quindi non percepisce i colori e altre cose. Quindi ci sono un po' di concezioni, un po' di strumenti da imparare, ma niente di che. Per cui ci sono, diciamo, degli esempi che possiamo navigare. Quali sono le regole che noi dobbiamo seguire? Cioè, come possiamo fare ad andare a approfondire queste regole? Dove le troviamo? Allora, sul sito Web Content Accessibility Guideline, quindi sono le guide che vengono messe a disposizione per realizzare contenuti accessibili, voi troverete nella pagina che adesso vi mostrerò un elenco veramente molto ampio di tutti questi contenuti, di come svilupparli, di come realizzarli. L'altra cosa è seguire lo standard che si hanno chiamato ARIA, che vuol dire Accessible Rich Internet Application, che cerca appunto di ridurre il divario che c'è tra quello che gli autori che creano applicazioni e lo sviluppo dei contenuti si trovano ad affrontare, perché appunto l'HTML è uno strumento statico, quindi ha bisogno di essere comunque manipolato per renderlo accessibile. La cosa veramente triste di queste informazioni che ho raccolto è che, da un'analisi che è stata fatta da un'altra azienda, WebAIM, che poi vediamo ci mette a disposizione degli strumenti per analizzare i contenuti che facciamo, hanno rilevato che nel 2019 che solamente, anzi una cifra inferiore all'1% dei siti internet è accessibile.
per cui questo argomento proprio non lo segue nessuno, non se ne preoccupa nessuno. Mi piacerebbe sapere appunto la motivazione, però è veramente una percentuale vergognosa, ecco, detto così. Poi vi dico anche che trovate dei pulsanti dove, se volete, potete approfondire anche degli articoli, e questi pulsanti arancio vi portano poi a leggere degli approfondimenti. Quindi, se dovessimo realizzare un sito web con delle regole che appunto assecondano l'accessibilità, dovete andare a leggere tutte le regole che ci sono nella pagina del V3C, per cui lo trovate in questa pagina a scorrimento, dove ci sono strumenti per fare il check di tutti i colori, i contrasti, i font, per cui la documentazione c'è e c'è, ce n'è tanta, quindi non possiamo dire che no, non lo facciamo perché non troviamo le linee guida. Io, fra parentesi, non sono un web designer, quindi vi parlerò in questa sessione della parte che riguarda la creazione dei PDF e non dei siti internet, che sono più semplici da realizzare da un certo punto di vista, perché ovviamente un sito internet ha molti più elementi che un PDF, che è un documento editoriale trasformato poi per la fruizione sui device digitali. Ecco qui, uno di questi, questo WebAIM di cui parlavo prima, vi mette a disposizione per esempio questo software, trovate qua il link, questo software è veramente un sito internet dove voi inserite il link del vostro sito, e io qua ho inserito proprio quello di quel ragazzo che vi ho fatto vedere prima, poi ho inserito quello del mio studio, e ovviamente qui vengono fuori, poi saltano all'occhio tutte le etichette, che fra parentesi le etichette sono colorate, sì, ma sono anche state studiate con forme diverse proprio per essere riconosciute anche dalle persone che non vedono i colori. Per cui non è solo una questione di grafica fare queste etichette che indicano che qui c'è un errore di lettura, qui c'è un errore, vedete, qui c'è scritto che ci sono due errori, 58 alert, eccetera. Nel nostro invece ci sono molti più errori, molti più punti negativi, perché il nostro sito, per primi noi stessi, dobbiamo ancora aggiornarlo e sistemarlo. Questo per dire che non è così scontato, bisogna poi metterci le mani e ci vuole tempo, ci vuole lavoro. Quindi se voi incollate il vostro link del sito internet all'interno di questa pagina, vedete subito un elenco di errori che vengono dichiarati e vi viene spiegato cosa c'è da sistemare. Quindi diciamo che, visto che io mi concentrerò più sull'editoria, da che parte dobbiamo iniziare? Perché se non facciamo la parte del web, ci dedichiamo appunto alla creazione di un PDF, da che cosa iniziare? Il mio consiglio personale è quello di trovare il modo di contattare delle persone disabili. Per esempio, io sono entrata in contatto con l'associazione di Brescia dei ciechi, l'Unione Ciechi di Brescia, anche perché dovevo realizzare effettivamente un documento e loro mi sono stati di grande supporto per farmi verificare veramente con i loro strumenti che quello che ho creato fosse veramente accessibile. Quindi, oltre agli strumenti di tecnologia che adesso vi farò vedere, un controllo in più non guasta, quindi far vedere, se verificare se quello che avete creato è veramente un documento accessibile, sarebbe meglio farlo fare a chi ha proprio questo tipo di problema. Quindi entrare in contatto con chi ha delle vere disabilità, vedere se appunto può essere un aiuto. E loro ne sono veramente molto contenti, perché va anche a loro vantaggio se voi li aiutate a creare contenuti che poi potranno fruire grazie alla vostra competenza. Ora vi faccio vedere una parte di un video, perché per esempio c'è un'azienda, una fondazione che si chiama LIA, Libri Italiani Accessibili, che ha un manifesto che io apprezzo molto e che condivido, e che dice appunto che i libri sono per tutti, cioè leggere è un diritto che tutti hanno, senza distinzioni. Quindi per fare un libro accessibile bisogna trattarlo in un certo modo. Vi faccio partire un attimo il video. LIA, Libri Italiani Accessibili, è un progetto, un servizio, una piattaforma. Una soluzione tecnologica innovativa e un nuovo modello produttivo e distributivo. LIA offre un modo diverso e nuovo di concepire la lettura. Accessibilità significa libertà di scegliere quello che si desidera e di leggere quando, come e dove si vuole grazie alle potenzialità delle nuove tecnologie e degli ebook. Quando leggo provo la sensazione di libertà dopo una giornata di lavoro, la testa può staccarsi e si può volare con la fantasia.
fantasia. Intanto andare in un altro mondo. Leggere innanzitutto è bello. Per me leggere significa interagire. Per me è sacrosanto che la cultura sia accessibile per tutti. Lì è per me la possibilità di leggere quello che leggono tutti attingendo a un catalogo che è per tutti. Poter accedere a dei testi come lo farebbe chi vede. Ha così la libertà di gestire direttamente il proprio mezzo di divertimento. Che le cose vadano progettate e concepite per tutti. Ecco, poi vi lascio il link nella slide, così potete appunto andare a vederlo tutto con calma. Quindi vedete la testimonianza di chi appunto ha delle disabilità, che apprezza il fatto che ci siano questi contenuti che sono accessibili anche per loro, ed è effettivamente un diritto e per noi un dovere metterli a disposizione. Quali sono gli strumenti che dobbiamo utilizzare quindi per realizzare, in questo caso prendiamo un esempio di un PDF accessibile. L'85% del lavoro lo faremo in InDesign e il 15% del lavoro lo faremo in Acrobat, per cui due programmi che sono alla nostra portata quotidianamente, se siamo dei grafici, dei creativi, li conosciamo bene. L'obiettivo è quello di rendere questi contenuti accessibili e fruibili dagli screen reader. Detto così, quindi ho presi tre gli esempi, che sono Jaws, che è un software a pagamento che per Windows, che trasforma il testo in audio, così le persone non vedenti possono ascoltare tutti i contenuti e quindi possono utilizzare anche delle tastiere Braille per seguire. Questa è quindi è un software che si può collegare anche a delle tastiere Braille, mentre NVDA, che è un software gratuito, un lettore di schermo gratuito, permette di sempre ascoltare i contenuti. Qui ho fatto il link anche qui a un video, perché questa azienda, vediamo subito, qui l'audio ha una qualità un po' bassa, però lo faccio partire ugualmente, e si vede quanto è importante per queste persone poter fruire della tecnologia. Quindi è assolutamente uno strumento che utilizzano per studiare, per lavorare, quindi è uno strumento assolutamente irrinunciabile. Quindi guardate anche questo video, che secondo me è particolarmente ispirante, così vedete anche un po' come si muovono queste persone, che cosa utilizzano, mouse e quant'altro, per capire come il vostro contenuto poi li potrà raggiungere. Qui poi siamo in Asia, quindi il numero di persone che fruiscono di questi strumenti è altissimo. Ovviamente, magari molti di voi hanno un dispositivo Apple, che è sempre stata molto attenta a questo argomento, ha messo all'interno del sistema operativo lo strumento di accessibilità che si chiama Apple VoiceOver, non so se l'avete mai attivato, che io ho visto utilizzare proprio dalle persone non vedenti e lo utilizzano a una velocità pazzesca, quindi muovono le dita sull'iPad e ascoltano tutto quello che viene detto, cioè apri la finestra, spostati di qui, in un modo con una velocità che per me era veramente incredibile. E quindi Apple è forse una delle prime aziende che ha tenuto conto di questa diciamo possibilità e ha inserito nel sistema operativo di tutti i suoi device questo strumento di accessibilità che si chiama VoiceOver, quindi è veramente lodevole da questo punto di vista. Quali sono le linee guida che dobbiamo seguire? A differenza del mondo del web, devo dire che per fare un PDF accessibile, che viene chiamato con lo standard Universal Accessibility, quindi PDF/UA, a differenza di un sito web, avremo per fortuna meno cose da fare. Per cui gli standard da seguire sono, se volete fare un sito internet, quello delle linee guida WCAG 2.0, e invece quelle del PDF accessibile, quelle della PDF Association. E per fortuna, visto che appunto sono simili ma sono differenti, se ci dedichiamo alla realizzazione di un sito web accessibile dobbiamo seguire circa 200 tags, che sono le etichette da seguire. Per un PDF ne abbiamo solo 30, quindi possiamo consolarci del fatto che appunto abbiamo meno elementi da considerare. Un piccolo esempio di che cosa vuol dire questa cosa dei tag e a che differenza c'è tra i due. Per esempio, le intestazioni, i testi di primo livello, di secondo livello, sia in un PDF che nell'HTML, devono essere taggate con delle diciamo gerarchie che vanno da H1, H2, H3, quindi come le header, per capirci, dei siti internet, e in questo caso sono uguali sia per il PDF che per l'HTML.
Invece, per esempio, per definire un'immagine che deve essere ignorata dagli screen reader, che si chiamano appunto artefatti, mentre nel PDF li dobbiamo definire con un tag che si chiama artifact, nel web dobbiamo definirle con le virgolette aperte e chiuse. Ecco, queste sono le differenze di cui si intende parlando dei due mondi web e PDF. Ovviamente se noi parliamo di creare PDF accessibili, però non parliamo solo di PDF accessibili, perché adesso che sono arrivati gli ebook, quindi i formati EPUB, quindi i libri fluidi, quelli che si utilizzano proprio sugli screen reader, sugli reader per ingrandire e rimpicciolire i testi, cambiare il font, i classici romanzi digitali che sono in formati EPUB, queste nozioni ci servono anche per fare dei libri accessibili, come quelli della Fondazione LIA che abbiamo visto prima. Qual è il flusso di lavoro che rappresenta questo tipo di attività? Allora, è esattamente uguale a quello della carta, per cui se noi prima di iniziare un lavoro cartaceo iniziamo progettando i colori, gli stili, come dovrebbe essere prima di fare un documento fatto anche con InDesign, stessa cosa se iniziamo a progettare per un prodotto accessibile. Poi vediamo che cosa ci ha proposto Adobe proprio il mese scorso, per cui decidiamo la palette dei colori, decidiamo gli stili, font. Poi iniziamo a raccogliere materiale, immagini, tabelle, contenuti testuali, impaginiamo il tutto, facciamo un primo giro di revisioni e in questo caso facciamo l'esportazione di una bozza di un PDF accessibile, faremo le correzioni e poi passeremo alla versione finale. Quindi ci sono comunque i classici passaggi dell'editoria, che sia accessibile o no, vanno fatti questi passaggi uno dopo l'altro. Ed è sempre buona norma prima progettare e poi iniziare a inserire i contenuti. Penso che siano una procedura scontata. In particolare, proprio nella fase della creazione dei colori, della decisione dei colori, dobbiamo tener conto anche dei problemi di daltonia e di ipovisione, cioè la daltonia, il fatto di non riuscire a riconoscere i colori, e qui ce ne sono per esempio tre tipologie, perché le persone che non riconoscono il colore rosso hanno una daltonia che si chiama protanopia. Chi non riconosce il colore verde ha una daltonia che si chiama deuteranopia, e la tritanopia sono quelli che non riconoscono il blu. Invece le persone ipovedenti hanno difficoltà a percepire il contrasto dei colori e devono ingrandire molto le cose che devono leggere, per cui qui c'è un esempio di ingranditore, che sia un prodotto quando sono al supermercato, che sia un PDF in un monitor, devono riuscire a ingrandirlo e vederlo nel modo corretto. Quindi la scelta dei colori e la scelta del contrasto cromatico è fondamentale. E visto che questo argomento appunto non è mai stato preso in considerazione, guarda caso nel mese di giugno Adobe ha inserito questo strumento nel suo Adobe Color, che ho già qui il link, scusate che l'avevo già preparato prima, qua, eccolo qua, dove, adesso vi faccio vedere, quando voi progettate la palette dei vostri colori, andate in questo sito di Adobe Color e qui c'è la presentazione del servizio che è appena stato introdotto. Voi iniziate scegliendo i vostri colori, potete esplorare delle tendenze o dei lavori già fatti, potete andare a vedere le vostre librerie, ma in particolare se dovete creare un nuovo prodotto potete per esempio estrarre i colori da un'immagine. Io qui vado estrai tema, prendo una fotografia, la trascino dentro, lui mi propone questi 5 colori, io posso decidere di spostare le mie palette perché voglio muovere i colori e scegliere questi 5 che adesso voi vedete sul video. Se voglio verificare se sono colori accessibili, c'è il pulsante strumenti di accessibilità. E quindi Adobe vi dice, guarda, questi 5 colori che hanno questi codici esadecimali, perché così avete già a disposizione tutti i codici, per chi non percepisce il colore verde, che è la deuteranopia, li vede così, chi ha la protanopia li vede così, chi ha la tritanopia li vede così. Quindi avete già una percezione. E se questa spunta è verde, vuol dire che i colori non hanno conflitti fra di loro. Se invece, faccio un esempio, sposto un colore e vediamo se ne trovo un conflitto, vediamo se riesco a far accadere un conflitto cromatico, lui vi dice proprio, vediamo se ne becchiamo uno, eccolo qua. Aspettate, ho spostato troppo velocemente. Ecco qua.
Qui per esempio dice questi colori D e E sono in conflitto, sposta i campioni sulla ruota del colore per separare i colori e renderli più adatti a una visione daltonica. Quindi Adobe mette a disposizione già questo strumento che ci fa capire fin dall'inizio della progettazione che questo gruppo di colori sono troppo simili, questi due vanno in conflitto e quindi dovete muovere i vostri colori finché non avete la spunta verde. Ciò nonostante, qui sotto avete la percezione di come vengono poi visti i colori da chi appunto è daltonico, non è detto che questo gruppo di colori sia adatto per gli ipovedenti, per un problema proprio di contrasto di colori, ok? Per cui qui dice, sì, lo sono per la daltonia, ma non per l'ipovisione. Quindi in questo momento siamo arrivati qua. Ma nella pagina, nella home, dove prima c'era quel... quando voi andate la prima volta su questa schermata, vediamo di ricaricarla, esplora, tendenze, aspettate che torno sulla pagina iniziale, eccola qua, qui c'è prossimamente. Prossimamente, perché questo è un argomento appunto che non è ancora stato affrontato in modo approfondito qui da noi in Italia, qui c'è controllo e per il contrasto, per cui per l'ipovisione c'è uno strumento che arriverà che ci permetterà di capire meglio se il contrasto cromatico è adatto agli ipovedenti, ma anche strumenti per acromatopsia. Acromatopsia sono le persone che proprio non percepiscono i colori, zero, non li vedono, ok? Per cui questo vi fa capire che è un argomento a cui Adobe sta ponendo una certa attenzione. Quindi prima voi capite che è utile fare questo tipo di approfondimento e meglio sarà per poter poi affrontare questo tipo di lavoro. Ecco, qua vi ho lasciato delle schermate dove voi potete vedere un piccolo promemoria di quello che vi ho fatto vedere in tempo reale nel browser. E poi per quanto riguarda il contrasto, io ho installato per esempio sul mio computer questa applicazione che si chiama Color Contrast Analyzer e si può anche fare via web. Che cos'è? È un'applicazione gratuita che viene messa a disposizione su questo sito, The Pastello Group. Voi potete verificare se il colore di sfondo e i testi che utilizzate per i vostri cataloghi, le vostre brochure, quindi quando fate le fascette dei titoli, se il contrasto cromatico fra il testo e la fascetta è adatto alla visualizzazione per persone appunto che hanno problemi di ipovisione. E qui avete la percentuale del ratio del contrasto. Quindi potete fare delle verifiche sul colore di fondo e colore del testo. E vi dice se quel colore che avete scelto passa questa verifica oppure no. Ci sono proprio le spunte verdi e le crocettine rosse quando c'è qualcosa che non è adatta alla visione. Poi ce n'è un altro di strumento sempre online. Qui potete entrare e scegliere con i due codici esadecimali il colore dello sfondo e il colore del testo, quindi davanti e sfondo, e vi dà, sempre con questa percentuale, con questo numero, il contrasto che più è alto, più ovviamente le persone che hanno delle difficoltà possono vedere i vostri documenti guardandoli con degli ingranditori. Qua a destra ho messo una fotografia di un ingranditore. Ma partiamo un attimo da InDesign, che è quello che utilizziamo tutti i giorni. Cosa possiamo fare per iniziare il nostro lavoro? Allora, dovrei parlare per molto più tempo per poter andare nel dettaglio tecnico, ma volevo farvi capire prima di tutto questo argomento e sensibilizzare chi mi sta seguendo su questo argomento. Ci sono una serie c'è una checklist da seguire per controllare tutto quello che facciamo in InDesign affinché sia accessibile. Vi faccio un esempio. Quanti di voi chiamano il documento finale documento OK, 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 DEF? Ecco, siccome lo screen reader legge il nome del documento, il nome del documento non può essere il titolo del documento, altrimenti la persona che apre il vostro PDF legge OK, 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 DEF e non va bene. Quindi dentro i metadati di InDesign si mette il titolo del documento, cioè bilancio 2019 azienda X, e non se il file si chiama Pippo Pluto Paperino, lo screen reader è giusto che legga l'informazione titolo e non il nome del file, che quando qualcuno è anche arrabbiato scrive delle cose che non vi posso dire, giusto? La lingua del documento, stessa cosa. Cioè, lo screen reader deve sapere in che lingua leggere. Quindi ci sono una serie di operazioni da fare. E dentro InDesign ci sono tutti questi strumenti. La struttura gerarchica dei titoli,
titolo grande, titolo più piccolo, deve essere logica, devono esserci delle coerenze tra i titoli tutti della stessa dimensione, i sottotitoli della stessa dimensione, quindi qui l'utilizzo degli stili è fondamentale, ma chi mi conosce sa che gli stili di paragrafo e tutto il resto sono fondamentali per la realizzazione di un documento cartaceo e adesso ancora di più per l'editoria digitale e ancora di più per l'accessibilità. Quindi non soprassedete sul fatto di ma sì tanto faccio tutto a mano perché la carta perdona e tutto il resto no. Le tabelle devono avere una struttura semplice, non devono avere le celle unite, ad esempio. Devo applicare dei tag agli stili, quindi se lo stile si chiama titolone, dentro in InDesign posso associare il tag H1, H2, H3, in modo che poi i lettori possano riconoscerli nel modo corretto. Gli elenchi puntati, quanti conosco che fanno pallino, spazio, scrivono, oppure lineetta, spazio? No, gli elenchi puntati si devono fare con la funzione di elenco puntato che c'è all'interno di InDesign e molto altro. L'ultima, che è molto importante, la penultima, il testo alternativo per le immagini, visto che le persone che non vedono devono comunque capire che lì c'è un'immagine, magari un grafico o una fotografia, bisogna associare alle immagini fotografiche un testo alternativo che lo screen reader legge. Quindi se c'è una fotografia, per esempio dell'amministratore delegato, per cui chi vede, vede la fotografia, chi ha problemi di visione, quando il lettore arriva lì gli dice immagine dell'amministratore delegato della... azienda X, grafo con Photoshop e tanto altro. I sommari di navigazione, che sono fondamentali per muoversi sempre con questi strumenti di lettura dello schermo, eccetera. Quindi questa è la parte di lavoro che noi dobbiamo fare con InDesign. Invece la parte di lavoro da fare in Acrobat, che è proprio successiva a quella di InDesign, è una fase di verifica. Quindi Acrobat è il nostro controllore del lavoro che abbiamo fatto con InDesign e ha dentro una vera e propria checklist dove noi apriamo il PDF, lanciamo questa verifica dell'accessibilità e lui produce un report dove ci sono delle spuntine verdi che indicano che tutto è perfetto, oppure dei cerchietti rossi che indicano che c'è un problema da risolvere, oppure addirittura dei puntini di domanda, perché faccio un esempio, nel caso del colore, del contrasto cromatico e l'ordine di lettura, non è possibile farlo fare alla macchina, perché la macchina non è in grado di verificare il contrasto, cioè Acrobat non può fare questa parte così creativa del lavoro. Ma abbiamo visto prima che si fa a monte, quindi a monte si decidono i colori, a monte si decidono i contrasti cromatici e poi si parte con tutto il resto. Per cui quando voi arrivate, le due fasi di contrasto e ordine degli oggetti viene comunque fatta manualmente, ma tutto il resto lo fa Acrobat e vi dà punto per punto anche il menu che vi spiega come correggere, come ignorare quella cosa. Quindi è veramente una verifica molto dettagliata, è un 15% del lavoro rispetto a quello di InDesign, ma è la certificazione, chiamiamola così, che il vostro documento è accessibile. Infatti Acrobat produce un report, questo report di accessibilità è quello che voi potete abbinare al vostro PDF per dire ecco qua ho prodotto un PDF accessibile e questo vi dà l'autorevolezza che voi avete fatto un lavoro accessibile. Quindi abbiamo tutti gli strumenti per fare veramente un lavoro di qualità. Riassumendo, quindi l'accessibilità dei contenuti, che è un argomento delicato, è sicuramente una considerazione da fare come creativi, come editori di contenuti, perché abbiamo un dovere etico dei contenuti che andiamo a distribuire, ma è anche un modo per allargare la nostra platea di utenti. I contenuti possono essere sia web sia PDF e devono essere comunque accessibili a tutti, abbiamo visto cosa vuol dire disabilità. Ci sono delle linee guida, della documentazione, per cui non è difficile reperire cosa bisogna fare per ottenere un documento accessibile. È importantissimo, forse di più ancora, confrontarsi con una persona disabile che utilizza questi strumenti di lettura per fare una controverifica. L'85% del lavoro si fa con InDesign e il 15% con Acrobat ed è fondamentale iniziare dall'inizio onde evitare di perdere tempo, perché se arriviamo alla fine del lavoro e ci accorgiamo che i colori che il nostro cliente che ci ha approvato non erano accessibili, salta tutta la baracca, giusto? E poi facciamo un ultimo controllo con Acrobat che ci dà la certificazione definitiva che il nostro PDF è accessibile.
Ora vorrei lasciare spazio alle vostre domande, quindi potete metterle nella Q&A, nel pannello Q&A, così vi lascio il tempo per farmi le domande. E vi dico anche che in quest'ultima slide ci sono i miei contatti. Io adesso sto utilizzando da un po' il canale di Telegram, che penso che sia un punto di riferimento molto utile, un po' più intimo dei social, quindi trovate il link del mio canale di Telegram, dove stasera alle 18.30 terrò l'ultimo webinar gratuito su InDesign. Quindi se qualcuno di voi alle 18.30 è libero, può seguire un'ora di webinar dove parlerò di 10 trucchi di InDesign, quindi 10 InDesign super tricks. Il link lo trovate lì nel canale di Telegram, e trovate anche molto altro materiale, tra i quali anche le registrazioni di alcuni webinar precedenti. Se volete scrivermi delle domande di approfondimento, trovate la mia mail, il sito e i contatti dei social. E adesso io vi lascerei il tempo per farmi le domande e vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato, anche perché sono andata abbastanza spedita. Sei stata bravissima, e anche nei tempi, quindi perfetta. C'è già una domanda, Michela, che in realtà era da prima. Verrà consegnato il video, la registrazione e le slide. Allora, sul video vi dico di sì, perché il video lo trovate poi sul nostro canale YouTube, verrà postato a breve. E le slide tu le metti a disposizione, Michela? Vi ho mandato il link, perché sono delle slide interattive che loro vanno nel browser, le possono sfogliare e accedere ai contenuti. Perfetto. Vediamo se si aggiunge il video, così magari ci vediamo. Vediamo. Allora, verrà consegnato. Ok, c'è solo questa domanda? Sì, al momento sì. Ah, ok. E uccisi di parole, probabilmente. Sono svenuti! Vediamo se qualcun altro si vuole aggiungere e fare appunto ulteriori domande. È un argomento un po' particolare, mi piacerebbe sapere se qualcuno ha già dovuto affrontare magari questo argomento nella realizzazione di materiale, anzi bilanci, cataloghi, cose di questo genere, se qualcuno è stato richiesto di fare una cosa così, o se qualcuno ha lavorato magari per delle pubbliche istituzioni, se gli è stato chiesto. Vediamo se c'è qualcuno. Anche qualcuno, io adesso mi sono concentrata sul PDF, ma magari loro hanno già dovuto fare dei siti internet accessibili, per cui è sicuramente un argomento che qua in Italia arriverà, nel senso che certo. Io sono sempre un po' troppo avanti per la platea e faccio vedere delle cose che sembrano fuori in testa in quel momento, poi dopo, come nel 2011, quando parlavo di iPad, mi guardavano con gli occhi fuori dalla testa, ma eravamo nel 2011, capite che adesso certo. Siamo nel 2020. Allora, vediamo un po'. Ah, ok, le leggi anche tu, che ha scritto Andrea. Ok, l'hanno messo però nella chat. Nella chat, sì. Benissimo, no, stavo solo dicendo che era un argomento interessante. Esiste un'app per realizzare il braille? Non lo so. Guarda, le app sono un mondo infinito, per cui magari c'è un convertitore, però non lo so. Poi che c'è? Perché il mondo delle app è talmente ampio che ci saranno sicuramente dei convertitori, come ci sono per tradurre le unità di misura, eccetera. Vediamo. E il canale YouTube, qua è una domanda per noi, il canale YouTube si chiama Viscom Italia, quindi praticamente c'è il nome della nostra manifestazione, quindi YouTube e poi tutti i canali social è Viscom Italia. Domanda per te, la certificazione del PDF viene da Acrobat o nel caso di vendita bisogna passare da un ente certificatore? In questo momento abbiamo Acrobat, è riconosciuto come PDF standard UA, quindi Universal Accessibility, e è uno standard di Acrobat, perché Acrobat mette a disposizione gli standard ISO per la carta stampata e quindi lo mette anche per l'accessibilità. Per adesso abbiamo solo questo. Ah, Massimo, scusa. Massimo lo conosco. Poi ti scrive un'altra persona: a livello di costi, a livello concreto e non solo nel mondo web, non pensa che molte cose siano difficili da applicare? Difficili in che senso? Che dobbiamo assoggettarci alle, per esempio, non so, alla scelta cromatica. Allora, come creativi, siccome siamo noi che decidiamo, perché facciamo passare qualsiasi cosa giustificandola con la nostra creatività,
penso che possiamo giustificare tutto quello che vogliamo, e se lo dobbiamo fare per una giusta causa, forse è il caso di farlo, ecco. Diciamo che è uno sforzo in più, sono d'accordo, ma è uno sforzo in più che forse ne vale la pena, ecco. Infatti ti scrive un'altra persona: nonostante il mio interesse per l'argomento, ammetto di non aver mai considerato la cosa in maniera approfondita, ma solo superficialmente, per quello che riguarda la parte stampata. Quindi grazie per averla portata alla luce. Grazie, infatti, ma anch'io stessa non ci avevo mai pensato. E dopo che ho visto quei video, dopo che ho partecipato a quell'evento, che ho avuto, mi si è accesa la lampadina, perché non è colpa di nessuno, chiaramente, finché non ci si trova, ma quando questa persona nel video ha detto siamo tutti temporaneamente abili, lì mi si è frantumato una cosa, ho detto caspita, certo. Io sono fortunata, però un giorno forse non lo sarò più così, ma non è detto che quel giorno sia quando sono vecchia. E certo, quindi, certo, ovvio. Lo so che è una cosa un po' brutale detta così, ma... Ah, vedi, vedi? L'università comincia a chiedere PDF accessibili dei volumi fino alla cartacei. Benissimo, esatto, perché l'inclusione per la formazione è fondamentale, ma infatti è un argomento che secondo me nel mondo della didattica è da considerare. Testo alternativo, dove è andato? Devi scorrere un po' in sotto. E ti scrivono anche Illustrator, la possibilità di progettare per le disabilità. Allora, in Illustrator no, non ci sono gli strumenti di InDesign, perché non è nato per impaginare, quindi in Illustrator si può fare tutta la parte del disegno, dei grafici, dei colori, però poi è in InDesign che si esporta il PDF multipagina, che deve essere, fra parentesi, tutta una gabbia concatenata, cioè ci devono essere delle regole come per l'editoria cartacea, anche per questo mondo. Ovviamente... chi non usa InDesign perché fa la brochurina con Illustrator, brochurina non in senso negativo, però non ha mai dovuto affrontare questo. Però il programma per impaginare è meglio sia InDesign. E quindi hanno puntato tutto su InDesign. Hanno puntato tutto su InDesign per l'editoria digitale, hanno puntato tutto su InDesign per l'impaginazione accessibile. Quindi è lui il padrone dell'impaginazione. Ah, Illustrator e Photoshop sono... collaterali, e lì dobbiamo fare i contenuti che poi impagineremo in InDesign. Testo alternativo delle immagini, allora, aspetta perché è scorsa. Sì, perché si inserisce, ma rispondiamo prima al signore che appunto chiedeva il testo alternativo nelle immagini tramite Photoshop. Allora, per associare un testo alternativo in Photoshop si va nel info file, nei metadati, e lì c'è un campo che si chiama descrizione. Quella descrizione poi può essere presa in considerazione da InDesign, oppure si può mettere direttamente all'interno di InDesign andando nelle opzioni di esportazione di InDesign. Forse però ci vorrebbe un po' più di... cioè, se volete possiamo fare una sessione su questo argomento, nel senso magari ne facciamo una più tecnica con loro. Perché effettivamente si apre poi il mondo di andiamo a approfondire nel tecnicismo. Allora, ci sono delle previsioni su eventuali obblighi temporali per le amministrazioni pubbliche? È già obbligatorio per le amministrazioni pubbliche, un sito internet per esempio deve già essere accessibile adesso. I PDF ce li stanno chiedendo ora, per cui probabilmente c'è stato questo lasso di tempo in cui non era obbligatorio, ma secondo me adesso con il concetto dell'Europa e così via arriveranno. Non sono nemmeno io così aggiornata sulle scadenze delle leggi, per cui aspetto che mi dicano delle informazioni più dettagliate e poi le condividerò molto volentieri. Poi ti chiedono: la procedura di impaginazione per il PDF è accessibile? È simile, se è un'affermazione. Ah no, qui fin qui un'affermazione sì. Il fatto che un PDF sia accessibile tab. Allora, no, le regole sono le stesse, tant'è vero che per il PDF tu hai Acrobat che ti fa il report, per l'EPUB non abbiamo strumenti, ma una volta che tu hai capito quali sono le regole, ed è per quello che bisogna affidarsi a qualcuno che ha queste disabilità, per esempio appunto io vado dall'Unione Ciechi perché così mi fanno un controllo dell'EPUB e si collabora con queste associazioni che sono sempre veramente molto contente. Se noi ci rivolgiamo a loro, perché
sono veramente contenta che qualcuno si stia preoccupando di questo aspetto, perché come sapete non è sicuramente una cosa molto diffusa. Vediamo ti chiedono anche se lo standard di PDF UA è da acquistare a parte. No, zero, no. Assolutamente, avete tutto all'interno di InDesign, voi dovete solo seguire le regole. Quando Acrobat poi passerà nei suoi strumenti la verifica di accessibilità, produrrà quel report, che è un HTML fra parentesi, che vi dice che il vostro PDF è accessibile. Altrimenti non abbiamo altri strumenti che lo possono testimoniare. Noi possiamo dire che il PDF è accessibile, ma se non lo è, quindi non abbiamo solamente per adesso negli strumenti di lavoro quotidiani di Adobe solo questa opportunità. Infatti stanno anche loro dedicandosi a questi approfondimenti. Non è un argomento vecchio, è nuovissimo ed è molto sfaccettato e molto articolato. Quindi, come tutte le cose nuove, e questo è il punto, se già adesso cominciamo a pensarci, saremo i primi che saranno in grado di produrre documentazione con queste caratteristiche, capite? Dove è il vantaggio anche. Michela ti dice, buongiorno, complimenti per la presentazione. A questo punto credo che l'impaginazione editoriale per fini alla stampa sia un lavoro a sé. Per la creazione di un PDF accessibile dello stesso lavoro abbia bisogno di un'altra lavorazione, testo, tavole e grafici concatenati, giusto? In realtà no, perché se uno lavora nel modo corretto, e qui si apre una voragine, non voglio parlare di questo argomento, perché anche persone, professionisti che usano i programmi da tantissimi anni, solo quando mi incrociano nella loro strada, si rendono conto che non stanno utilizzando il software nel modo corretto, ma non per cattiveria, ma perché non hanno mai avuto l'opportunità di confrontarsi con qualcuno che lo fa in un modo diverso. Cioè, io vedo ancora, vi faccio solo un esempio, persone che usano da 20 anni il programma, e non sto dicendo un numero di anni basso, piccolo, giusto, che si portano dietro dei retaggi di vecchi software e per fare una fascetta di titolo colorata fanno la fascetta e sopra la gabbietta di testo. Non si fa. Per cui lo so che a qualcuno inorridisce, ma questa è la situazione. Cioè, ci sono degli utilizzi dei software che si trascinano nel modo errato, e uno di questi è per esempio far tutte le gabbie separate, quando facendo le gabbie concatenate nel caso di un bilancio ma anche di un catalogo basterebbe saperlo fare nel modo corretto con gli stili, la concatenazione, che per aggiungere un prodotto tutto scorre. Ma se nessuno glielo fa vedere, e non è colpa loro, ripeto, perché magari sono autodidatta, e loro lavorano in quel modo, quindi pensano che fare un documento accessibile che ha bisogno esattamente delle stesse cose sia più complicato. In realtà è perché non hanno mai lavorato nel modo corretto, ma non lo sanno. E lo sanno solo quando qualcuno glielo fa vedere. Il problema è che se nessuno glielo fa vedere a scuola, se nessuno glielo fa vedere all'università, se nessuno glielo fa vedere nell'ambiente di lavoro, non lo sapranno mai. Quando per loro sfortuna mi incrociano sulla loro strada, bam, botta, perché io gli rado al suolo tutte le loro, come si dice, consapevolezze di 20 anni, però poi si rendono conto che fanno un passo avanti esagerato. E lo so, non è che lo dico io, perché non l'ho deciso io il modo di lavorare corretto, però succede così. Al momento mi dicono, mi viene da piangere, e poi gli dico, sì, ma è giusto che piangi, così piangi solo oggi e poi non piangi più da domani in poi. È cattiveria, ma no, non vi posso assicurare. Ti chiedono ancora alcune cose, Michela. Ti dico prima quelle della chat. Le pubblicazioni pensate per la carta possono essere ottimizzate per l'accessibilità o si dovrebbero ripensare ex novo? Se non le pensiamo giuste all'inizio, il lavoro vale uno. Bisogna solo aggiungere i tag, e per cui stare attenti ai colori dall'inizio. Se vogliamo farlo veramente all'inizio del lavoro, è una scelta da fare prima. Se invece l'abbiamo già fatto per la carta, dobbiamo semplicemente ripensare ai colori da abbinare, ma abbinare i colori, voi sapete, bastano dei doppi clic perché tutto si sistema. Se i font, per esempio, da ottimizzare, vogliamo cambiarli, ma abbiamo fatto gli stili, tutto si sistema. Se la struttura è fluida, il lavoro è fatto. Bisogna vedere come è stato fatto all'inizio. Se è stato fatto in modo un po' così, è ovvio che è tutto da buttare via. Quindi io cerco sempre di far ottimizzare il lavoro fatto. Pensare già prima quello che può capitare è una cosa che ci salva. Ore, ore e ore di lavoro. Ma questo vale per la carta, che se mi chiedono una modifica devo rifare tutto, e vale per la trasformazione in editoria digitale, vale per la trasformazione in accessibilità, eccetera. Quindi prevenire è meglio che curare.
Poi ti risponde Leonardo, aveva fatto la domanda prima quando ti chiedeva che tutto fosse concatenato, dice: sono d'accordo con lei, ma nel momento di applicare tali regole a impaginati di testo istituzionali e non avere possibilità di aggiornare la grafica, rimane difficile applicare poi queste regole. Sì, dopo ci saranno i casi limite in cui purtroppo non si riesce a fare. Però se vogliamo passare dalla versione cartacea a quella accessibile, non ci sono scappatoie. Se lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare, altrimenti il documento non sarà accessibile, appunto, gli diciamo che non lo possiamo fare. Però ecco, non le decidiamo noi le regole dell'accessibilità, ci vengono, diciamo, imposte e quelle sono. Ti chiede Massimo dove si trova quello standard, nella CC 2020 non lo trovo. No Massimo, quando tu apri da Acrobat il PDF, ci sono le iconcine dell'accessibilità, è lì che lui Acrobat ti fa il controllo e ti fa anche il report. Quindi nell'iconcina dell'accessibilità che c'era nelle slide, se poi le fai passare lo trovi. Non è che c'è esporta PDF UA, non è che è così, non c'è un'esportazione di accessibilità da InDesign. Tu esporti il PDF e poi da Acrobat lo fai verificare e solo in quel momento lì diventa accessibile. Quando l'hai fatto passare in Acrobat. Ho risposto? Penso di sì, non ho reazione. Ho lo schermo dall'altra parte, allora mi guardo lì. Sì, ti dice ok, grazie. Renato invece ti chiede, ha parlato di inserimento di testo alternativo nelle immagini tramite Photoshop, può dirci come funziona? L'ho già detto prima. Ah, ok. I metadati, la finestra nell'esportazione di InDesign, oggetto, esportazioni, opzione di esportazioni, oppure nei metadati in Photoshop è file, info file, anche in Illustrator file, info file, e ci sono tutti i metadati da abbinare e c'è il testo alternativo. E poi c'è una testimonianza importante, lavoro in una grande istituzione italiana e mi occupo di gestione documentale, sono non vedente dalla nascita e lavoro con le tecnologie assistite cui faceva riferimento. L'accessibilità è una tematica ancora purtroppo poco diffusa, capire che si debba pensare accessibile è il grande passo da fare sia per aziende che istituzioni, intervenire per correggere un prodotto, qualsiasi esso sia, è un costo oltre a uno spreco di risorse, è importante che si organizzino eventi di sensibilizzazione. Sono perfettamente d'accordo e infatti questo intervento che Visco mi ha permesso di fare, e io ho scelto questo argomento proprio per questo motivo, e ho fatto lo stesso intervento a un mio evento digitale che si chiama Digital Publishing Explorer, e ho parlato anche qui di questo argomento perché sto cercando di, nel mio piccolo, creare un po' di sensibilità, perché mi rendo conto che è importante, quindi mi fa molto piacere che ci sia una persona, quindi mi confermerà che c'è bisogno della collaborazione di chi ha questo tipo di problema per verificare che quello che esce dalla parte tecnologica, cioè il fatto che Acrobat mi dia questo report, per me, perché sono una persona che purtroppo sono un po', non dico precisina perché non è così, è che ci tengo molto a essere sicura di quello che faccio, per me non è stato sufficiente, per cui io ho voluto prendere quel PDF che Acrobat mi diceva che andava bene, e ho preso la mia macchina e sono andata, ho bussato alla porta, ho detto posso farvi chiedervi una grossa cortesia. Loro mi hanno aperto la porta in modo straordinario e poi ho chiesto anche appunto un piccolo aiuto, che se avessi avuto bisogno di fare delle verifiche, loro si sono messi a disposizione. Quindi la collaborazione è stata fondamentale. Quindi Paolo Leonardi, grazie per questo supporto. Non ci arrenderemo sicuramente, io andrò avanti a parlare di questo argomento quando ne avrò l'occasione, quindi è merito di Viscom che mi ha lasciato fare questo speech oggi su questo argomento. Noi siamo molto contenti Michela, perché è un tema che anche per noi è molto importante, quindi qui troverai sempre spazio per poterne parlare, sappilo. Grazie, sì, ma infatti voi siete sempre pionieristici da questo punto di vista, quando io lancio un'idea mi danno sempre la possibilità di parlare di quell'argomento, mi fa molto piacere e li ringrazio per la fiducia che mi danno. Certo, ti chiede, sensibilità creativa non dovrebbe essere legge? Eh sì, dovrebbe esserlo, ma in Italia non lo è ancora, se non è ancora così obbligatoria. In America, come dicevamo all'inizio, lo è, la Compliance 508 è un obbligo, è ovvio che in America ti danno anche delle sovvenzioni per questo, capisci? Quindi siamo proprio in un altro pianeta noi. Se lo fai, lo farai a tue spese, non so fino a quando avrai un sostegno per fare questo, però
se diventa di legge ci dovrebbe essere anche un sostegno dopo, non lo so, bisogna andare da questo punto di vista. Magari adesso con il ministro dell'innovazione si potrebbe provare anche a parlare di questo, forse ci stanno già facendo qualcosa, adesso non so se tu sei più aggiornata di me, però mi sembra che sia piuttosto attiva la Pisano, se non sbaglio. Io ho trovato l'aggiornamento della legge Stein, che è del 2014, l'hanno aggiornata nel 2018, però continuano a parlare di web, non è, quindi è molto concentrato sul discorso del web. Uh-huh. Per cui la parte dell'editoria digitale, come appunto il PDF, non ne faceva menzione. Io sono andata a cercare, per cui si può andare ancora più a fondo e vedere se c'è qualche altro aspetto, ma io confido che adesso questo situazione post-Covid qualcosa cambierà anche in questa direzione, perché la tecnologia ha avuto un grande balzo in avanti. Certo. Quindi, fatto che tutto sta circolando in modo più digitale di prima, vedrete che qualcosa si muoverà. Voi intanto provate a vedere questi strumenti all'interno di InDesign e vedete il link che vi ho mandato, giusto anche solo per parlarne, perché è importante questa fase di sensibilizzazione dei contenuti. C'è un'ultima domanda. I punti elenco devono essere taggati come testo? Se sì, il tag deve essere dopo il pallino o prima? Allora, se tu fai l'elenco puntato con InDesign, quando poi esporti il PDF fa tutto lui, per cui non c'è bisogno di fare nulla, si fa uno stile di paragrafo con la funzione elenco puntato, che sia un pallino, una lineetta, va bene tutto. L'importante è che non sia fatto a mano con la lineetta, spazio e il testo, come a volte, anzi spesso purtroppo viene fatto. Quindi l'elenco puntato è un elenco, o l'elenco numerato è un automatismo della funzione del paragrafo, così quando tu aggiungi le righe in mezzo lui le rinumera in automatico. Per cui bisogna lasciarle così come sono e creare lo stile di paragrafo per quelle voci e tutto andrà automaticamente per la sua strada, cioè non c'è bisogno di... Non c'è bisogno di fare altro, diciamo. Ok, io non vedo altre domande, quindi... Quindi il tag, per rispondere più nel dettaglio, il tag lo fa direttamente InDesign. Quando tu esporti il PDF vedrai che quel tag è già settato. Questa è la cosa bella. Per esempio, sto lontano dal codice come se fosse la peste. E quindi meno cose devo mettere nel codice, meno devo andare a toccare queste cose, meglio è. Una volta che tu hai agganciato il tag agli stili di paragrafo e per l'elenco puntato lo fa già lui, sei a posto. Quindi questo è veramente vantaggioso. Basta concentrarsi sull'uso corretto di InDesign e tutto sarà più facile. Bene Michela, io penso che non ci siano altre domande, poi tu hai lasciato i tuoi contatti, quindi eventualmente potranno contattarti direttamente. Se qualcuno stasera è... Dov'è? Si vede lo schermo? Sì, si vede. Ecco, questi sono i contatti, questo è il canale che stasera farò vedere delle cose un po' particolari su InDesign, però se qualcuno di voi lo utilizza quotidianamente, se vuol buttare dentro un occhio, se non è già cotto, che sono le 4 adesso, facciamo dalle 6:30 a 7:30, di solito un'oretta, io vi aspetto volentieri. Le altre domande, se volete mandarmele, le raccolgo, le vedo nella mia mail, quindi fatemi sapere quando avete visto l'esame. Allora, aspetta che mi dicono, scusate, non avevo visto una domanda, l'ultima che ti giro, Michela, ha parlato di inserimento di testo alternativo nelle immagini tramite Photoshop, può dirci come funziona? Quella. No, è ancora quella lì. Ah, è ancora quella, allora scusate, mi sono... Niente, mi sono confusa. Perché le hanno fatte un po' nella Q&A e un po' nella chat le domande. Per quello ok, allora probabilmente le ho un po' raddoppiate. Ti ringrazio Cecilia perché tutte e due le cose non riuscivo a tenerle sotto controllo. No, figurati, volentieri. Io ne approfitto per invece dire ai nostri partecipanti che possono rimanere aggiornati su tutte le novità di Viscom Italia seguendoci sui nostri social e sul nostro sito www.viscomitalia.it. E nel frattempo vi auguriamo comunque una buona estate e sinceramente speriamo di vederci, incontrarci tutti molto presto, fisicamente direi. Esatto, grazie a tutti per l'attenzione e grazie a Viscom per avermi invitato. Buona serata. Grazie a te, arrivederci a tutti. Ciao. Ciao.